questa sera ci piace fare una serata di festa in un certo senso, vogliamo presentare alla stampa di settore, agli amici giornalisti, agli amici cineoperatori, il Somaschi, che vuole essere un punto di gusto, un hotel non solo business, dove naturalmente gli uomini di affari e chi lavora ha un punto d'appoggio, dove naturalmente gli verranno fatte anche delle coccole, la buona cucina, ci sono queste belle sale conferenza, eccetera, però c'è anche la possibilità di stare bene e di mangiare cose buone, eccetera. Marachella è un nome simpatico per dire che cosa? Ma Marachella è un nome simpatico per dire tante cose, soprattutto allegria. Allegria, la voglia di stare insieme, la voglia di stare insieme con un prodotto di qualità della cucina e un prodotto di assoluta qualità per quanto riguarda l'hotellerie. Quindi Marachella è un po' tornare bambini, ma tornare bambini con la voglia di confrontarsi con qualcosa di diverso che sia però sempre fondato sull'assoluta qualità delle nostre proposte, sia di cucina che di hotellerie. Voi siete un selezionatissimo gruppo di ristoranti e di alberghi di charme, come questo, il Somaschi. Diciamo, qual è il vostro fil rouge? Direi che il fil rouge è la passione. Noi abbiamo diversificato sia le strutture di hotellerie che quelle di ristorazione con prodotti diversificati, perché di fatto abbiamo il ristorante di assoluto livello e abbiamo il ristorante molto commerciale, però accomunati tutti insieme dalla passione, tutti dalla passione e dalla qualità, che sono i due elementi che ci contraddistinguono. Esiste un vostro cliente tipo? Beh, il nostro cliente tipo è diversificato anche questo, perché di fatto abbiamo molti clienti business e abbiamo molti clienti leisure, accomunati comunque dalla certezza che quando vengono da noi, chiunque essi siano, si troveranno molto bene. Ricordiamo le vostre realtà? Dunque abbiamo il BWH a Benevagenna, che è un albergo, ristorante con pizzeria e ristorante interno molto commerciale, un 3 stelle. Abbiamo il Barrage a Pinerolo, che è un 4 stelle superiore, che è frutto di un recupero di architettura industriale. E abbiamo qui a Cherasco ovviamente il monastero, una struttura del 1600 riattata in maniera straordinaria, curando nei particolari e rispettando nei particolari quello che era la struttura originale. E adesso andiamo al ristorante. Gonzalo, un menù del territorio, tu sei italo-basco, italo-spagnolo, come vivi questa tua doppia personalità in un certo senso? Beh, vivo cercando di mettere tutte e due le cose un po' insieme, poi effettivamente sono del territorio, quindi cerco sempre di più di valorizzare la cucina piemontese. A proposito di piatti del territorio, tu adesso cosa stai realizzando? Una cosa che non è del territorio. Ovvero? Ovvero c'è un semifreddo alla carota e cioccolato bianco con una crema di lamponi. Bene. Velocemente il tuo curriculum. So che hai lavorato per chef importanti in posti importanti. Sì, ho fatto 7 mesi da Cipriani New York, 3 anni da Lucas, un anno al Vista Aero a Monte Carlo. Bene, un bellissimo curriculum, abbiamo mangiato benissimo, stiamo mangiando benissimo e venite al Somaschi, troverete Gonzalo. Grazie. Michele, questa sera abbiamo presentato le tue bollicine dalla Franciacorta al Piemonte. Cosa abbiamo bevuto? Abbiamo bevuto un millesimato Brut Vendemmia 2005, un 60% di Chardonnay, un 40% di Pinot Nero con un 15% di Chardonnay che ha fatto la prima fermentazione in barrique. Come ben sai, utilizziamo il torchio verticale Marmonier e per il millesimato ci riserviamo esclusivamente la prima spremitura soffice.
State mangiando bene? Benissimo. Un piatto che le è piaciuto particolarmente? Il risotto. Sono qua per lavoro e poi mi piace la cucina, quella di Ferruccio, come sempre. Ferruccio sopra gli scudi, insomma. Sì, sempre. Siamo stati invitati dal signor Alfio Baudino per dei rapporti di lavoro che abbiamo intrapreso in Pinerolo. Volevo venire da tempo a visitare questa struttura ed è stata veramente una serata indimenticabile. Devo dire eccezionale, veramente, con un tocco molto particolare e soprattutto questo risotto con questo assaggio, questo sapore di liquirizia è veramente molto prelibato. È una serata favolosa, bellissima, innanzitutto dei vini stupendi, un mangiare veramente eccellente. Una bella serata, ottimo cibo, grandi vini e quindi è un contesto molto, molto positivo. Molto positivo. Buone cose anche di contesti architettonici piacevoli e apprezzo il minimalismo e la rivalutazione di, non so, di un teatrino piuttosto che di un grass per terra. Allora, qui abbiamo un grande barolista e questo 2003 ci ha emozionati. Un'annata che è più tipica, è un'annata che invece è stata molto calda, quindi abbiamo un'espressione di Barolo austero, sì, però un po' più pronto da bere, nonostante sia riserva, e però sono anche vini da bere in due momenti diversi. Luzzarraga e la Brigata di Cucina. Grazie, grazie. Gonzalo, venite qua, venite qua. Claudia, che è il mio aiutante, diciamo, più di fiducia da parte della cucina. Il nostro pasticcere è Davide. Applausi, applausi, applausi. Il nostro nuovo acquisto, Marenchino. Grazie, grazie chef. Beh, è una serata di festa, ci sono degli amici antichi, degli amici vecchi e degli amici nuovi, quindi direi che è una serata di festa per tutti, speriamo che abbiate apprezzato le nostre proposte. Per noi quest'oggi il Somaschi è il miglior ristorante d'albergo d'Italia, questo è il premio, vorrei che il dottor Villani lo ricevesse.